Possiamo. Buongiorno a tutti, un saluto particolare alla signora Buono, ai figli di Vito, ai colleghi presenti, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, professor Trigiani, adesso mio vicino. Diciamo che avevamo un debito che stiamo saldando oggi. Stiamo iniziando a saldare. Quando poche settimane dopo la scomparsa di Vito, in consiglio di dipartimento avviamo una riflessione su come mantenere il suo ricordo, venne fuori da parte dei colleghi l'idea di intitolargli uno spazio all'interno del dipartimento. E poi da questa idea è nata quest'altra, cioè quella che questo spazio fosse la stanza, insomma, l'ufficio nel quale lui aveva lavorato negli ultimi anni. E quindi l'idea di trasformare l'ufficio in un'aula, un'aula un po' particolare, adesso vi dirò fra poco. Non è un'aula isolata, nel senso che è un'aula che si inserisce in un contesto di rivalorizzazione di questo spazio del Dipartimento. Qui a fianco ci sarà un'ala della nostra biblioteca ed una sala studi, quindi siamo già all'esterno, abbiamo già comprato gli scaffali, insomma, non è uno spazio lasciato nel momento. Ed è uno spazio destinato ad uno scopo particolare che a Vito sarebbe molto piaciuto. Perché non è un'aula per i nostri corsi di base, non faremo i corsi, le lezioni qui dentro, ma è un'aula che sarà specificamente destinata alla formazione post laurea, ai master, all'aggiornamento, a quella che in termini un po' burocratici noi oggi chiamiamo terza missione dell'università, accanto alla formazione di base e accanto alla ricerca. Una terza missione nella quale, ecco, chi ha conosciuto Vito sa, quale Vito credeva particolarmente, sulla quale ha speso molte delle sue energie lavorative, sulla quale ci ha lasciato tante, un'eredità che noi oggi stiamo portando avanti. Quindi credo che sarebbe piaciuto sapere che qui si avvia questo tipo di attività. Iniziamo prestissimo, cioè iniziamo già questa settimana, no? Giovedì quest'aula verrà, noi stiamo facendo un corso importante, un corso di aggiornamento per il servizio sociale del Comune di Bari, va avanti da un anno, è un corso che dura 3 anni, e a partire da giovedì mattina in quest'aula ci saranno gli assistenti sociali del Comune di Bari che con noi fanno questo corso, e poi ci saranno i nostri master valore PA finanziati dall'INPS, eccetera, eccetera. Quindi un'attività che fra tre giorni inizia, noi abbiamo voluto aspettare di fare iniziare in quest'aula, abbiamo voluto aspettare l'inaugurazione per poi insomma concedere lo spazio. Questa è una cerimonia molto semplice, non devo aggiungere molte parole. Avevo chiesto al professor Trigiani, che è stato direttore del dipartimento nell'ultimo triennio, il triennio che si è appena concluso e che con il quale Vito ha collaborato in maniera molto stretta in questi anni, avevo chiesto di ricordare ancora una volta, perché poi ce l'ha fatto in diverse occasioni, Vito, ciò che egli ha rappresentato per noi, lo può fare quindi molto meglio di me, vi passo la parola. Grazie direttore. Poche parole. Vito non era una persona come tutti coloro che l'hanno conosciuto chiamava di dilungarsi troppo. Lui amava molto i fatti, e sui fatti veramente era ineguagliabile, perché ai fatti concreti lui dedicava tempo e intelligenza, entrambi in misura notevole, perché aveva molta intelligenza,
e ha molto tempo che dedicava all'università. In fondo, io lo sfottevo e dicevo, però l'indennità di apertura dell'università dovresti chiederla prima o poi, perché lui arrivava per primo in orari quasi dopo, subito dopo l'alba, e se ne andava tardi. Tardi perché comunque lui dedicava molto tempo a tutte le situazioni, e dicevo sempre, una persona che sempre nei limiti della perfetta legalità, quando c'erano problemi, e problemi ce n'erano sempre, lui non è che diceva non è possibile, ci vediamo come si può fare. E questo fa la differenza, perché vedere come si può fare nel pieno rispetto della legge significa dedicare tempo, pensare, studiare, e questo spesso non si fa. Lui lo faceva, e lo faceva per un motivo molto semplice. Lui amava l'università e amava il dipartimento, i dipartimenti in cui era stato. Lui era soddisfatto, contento, come se fosse un fatto personale, quando il dipartimento realizzava qualcosa di bello, quando realizzava qualcosa di innovativo, come ci si è spesi negli ultimi tempi per realizzare la pagina web prima, ma anche creare quel progetto per cui abbiamo sempre sul web la ripresa di tutti i seminari. Lui, l'attività correlata a quelle che erano le principali funzioni istituzionali, cioè la didattica, le lezioni e così via, no, lui era entusiasta quando c'erano tutti i convegni importanti, che per lui era un aggravio, perché tutto quello che si realizzava al di fuori di quello che era normalità era qualcosa che portava ulteriore lavoro, perché poi era lui che doveva gestire i profili organizzativi e anche la gestione finanziaria di queste situazioni. Ma lui amava farlo, perché riteneva che fosse un grosso arricchimento. Il fatto che oggi noi possiamo avere memoria di tutti i grossi convegni, seminari che sono tenuti e si tengono in continuazione, per le riprese televisive che, grazie al contributo di una squadra, qui vogliamo, io non posso non dire che lui ha anche avuto una capacità formativa importante, dei colleghi amministrativi. Lui ha creato una squadra che era lui molto affezionata, perché lui aveva lavorato per la loro formazione progressiva, perché è chiaro, aveva insegnato il lavoro di equipe, in cui comunque ciascuno aveva una sua collocazione e poteva svolgere quelle funzioni in maniera estremamente qualificata, perché lui trasmetteva la voglia di lavorare. D'altronde, come sempre succede, l'esempio viene dal vertice, e se si dà un bel esempio, se si dà un pessimo esempio invece si trasmette tutto negativamente. Ecco, il fatto che lui, per la presenza fisica e materiale e per la capacità organizzativa di lavoro qualificato, beh, certo, è stata un'espressione. Lui avrebbe, lo diceva sempre, lui avrebbe, avendo l'anzianità, i titoli, le capacità, avrebbe potuto fare carriera in Ateneo fino ai massimi vertici, ma lui ha preferito, ha amato lavorare sempre in un istituto, prima in un dipartimento, perché ecco, gli piaceva vivere la quotidianità non solo amministrativa, ma anche lavorativa nel senso didattica. Lui cercava anche di seguire tutte le ricerche, i finanziamenti delle ricerche, perché era ben convinto che appunto l'università fosse l'insieme di una serie di competenze che, per far salire di qualità la stessa università, dovevano coniugarsi assieme in piena sintonia. Su questo ha dedicato tutta la vita, non so con quanta felicità della signora Buono, che evidentemente vedeva sottratto magari, però lo faceva con tanto amore, perché lo stesso amore che dedicava, fa niente, sente lo stesso, che dedicava alla famiglia, al lavoro, dedicava alla famiglia, e questo si vedeva da tante cose. E quindi, in effetti, poi ha cresciuto con la collaborazione della mamma, due figli di qualità a loro volta, perché ripeto, anche in famiglia l'esempio conta molto. Quest'aula a suo tempo era un'aula di lezione, di studio,
Si sente. Ritorna alle fonti sue origini, ma con un passaggio in mezzo. Io in questa stanza grande, questa oggi aula, passato con Vito Buono tanto tempo per tutte le questioni connesse, e quando appunto discutendo con Giuseppe dice, si trovò questa soluzione, in fondo era giusto. Lui viveva qui, era la sua seconda casa, indubbiamente, e che quindi dovendo dedicare uno spazio non poteva che essere quello. Io penso che lui sia felicissimo di continuare a stare qui vedendo il suo nome e questo ricordo. Non c'è bisogno per ricordare Vito perché c'è stato accanto di una dedica formale, perché comunque è sempre nei nostri cuori e nel nostro ricordo. Magari non ci crediamo ancora, come per me ogni tanto dice, non è possibile. Però il fatto per coloro che domani non hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare con lui, il fatto che questa targa lo ricordi permanentemente, è un fatto che è una delle cose buone che ogni tanto vanno fatte. In questo momento apriamo quest'aula è attiva, è un'aula dell'Università di Bari, un'aula dedicata a Vito Buono, a Dottor Buono, un'aula per il master. Non so se Nicola vuol dire qualcosa. Ho la mamma. No, Nicola meglio, è più abituato. Non so se... Se posso evitare l'uso del microfono. Innanzitutto grazie a tutti, grazie per esserci sempre, grazie all'Università degli Studi di Bari, grazie al Dipartimento di Scienze Politiche, grazie al direttore, grazie al professor Prigiani, grazie davvero a tutti, diciamo, devo necessariamente ringraziare tutti, devo ringraziare gli amici, la sua squadra, la sua famiglia, tutti coloro appunto che hanno collaborato con lui in tutti questi anni. Devo ringraziare gli studenti che sono stati sempre presenti nella sua vita e per i quali lui ha avuto sempre una grande attenzione. Devo ringraziare ovviamente tutti voi perché, diciamo, in questo momento comunque non facile e che comunque voglio vivere con gioia, sento e percepisco un affetto e un calore umano che comunque aiuta a vivere il momento. Questa cosa che, diciamo, questo è un gesto straordinario quello che si sta facendo, e alla fine la cosa che lo rende straordinario è che si sta intitolando un'aula a una persona semplice, perché mio padre alla fine era un uomo semplice ed è il giusto tributo che si sta dando magari solo ed esclusivamente a una persona che ha lavorato e ha lasciato un ricordo proprio per questo. Una sola considerazione. Per mio padre lo studio aveva un valore fondamentale, nel senso che non è stato l'elemento che gli ha consentito, diciamo, non ha rappresentato nella sua vita l'ascensore sociale che gli ha permesso, ecco, di scalare, diciamo, delle classifiche che non esistono nella vita delle persone semplici, ma è stato lo strumento che gli ha consentito di fare quello che a lui piaceva, cioè quello che l'ha gratificato per sempre nella sua vita, cioè di fare il lavoro appunto che amava. Questa passione l'ha trasmessa non solo ai miei figli, ma a tutte le persone che l'hanno conosciuto e, diciamo, lo ricordano fondamentalmente per questo. E penso che il significato più grande della giornata appunto di oggi è proprio questo: dare il giusto riconoscimento al valore delle azioni e di tutto quello appunto che viene posto in essere da una persona. Mio padre questo ha fatto, ha dedicato appunto, come diceva giustamente il professor Prigiani, la sua vita a questo dipartimento. E voglio chiudere questo mio ringraziamento con un pensiero e utilizzando le parole di mio fratello, che in fin dei conti rispecchiano quello che ha già anticipato il professor Prigiani. Noi da sempre, in famiglia,
abbiamo scherzato e riso sulla sua mania di arrivare presto qui all'università, perché guardate, ho visto le timbrature, non ne ho visto una oltre le 7:30, quindi lui aveva questa mania, perché appunto non vedeva l'ora ogni giorno di raggiungere quella che era la sua seconda famiglia, che era appunto il luogo degli affetti, il suo luogo di lavoro. Ridevamo e scherzavamo sul fatto che prima o poi gli avrebbero dato le chiavi dell'università, perché lui spesso e volentieri si trovava fuori dal cancello ancora chiuso, perché non riusciva ad entrare, in quanto ovviamente prima di un determinato orario non si può entrare nella struttura, o che gli avrebbero dovuto dare la medaglia. Beh, la medaglia, che è questo grande onore, è diciamo arrivato, quindi questo è un grande onore, è un premio di consolazione. Il premio è per lui, la consolazione resta per tutti noi. Vi ringrazio e buon giorno. Presenza, mi consentirete di sì, un ringraziamento particolare della famiglia naturalmente, ma anche, non è un fatto usuale all'università, la presenza di tanti colleghi che mi hanno preceduto, presidi, direttori dei vari dipartimenti della facoltà di scienze politiche, non è un fatto usuale come sappiamo, perché spesso poi ci si distacca, la vita è così, la presenza significativa di persone che sono in quiescenza e che oggi sono venuti qui per testimoniare con la loro presenza il ricordo, la stima, l'affetto per Vito, credo che sia un segnale per molti versi inaspettato, cioè per chi è abituato alla, no, alla vita di, anche delle istituzioni, che a volte è un po', possiamo dire, no? Diciamo, tutti questi valori non ci sono spesso, no, quando uno va via è finito. Beh, scusatemi la brutalità, no, ma è così, fa parte della vita, no? E invece la loro presenza, l'essere stati qui, l'essere voluti essere presenti con noi, credo che davvero sia un'ennesima testimonianza di questa stima diffusa che ha caratterizzato l'esperienza personale di tutti. Grazie ancora. Noi adesso abbiamo consiglio di dipartimento.